L'incontro di oggi qui a Ecomondo è molto importante perché è la seconda tappa che con Nomisma abbiamo la possibilità di fotografare cosa sta succedendo per i 59 progetti presentati dalla filiera della carta al Ministero per il finanziamento PNRR. Questa seconda tappa ci dà una fotografia molto chiara del processo di cantierizzazione che sta trasversalmente riguardando tutti questi 59 progetti, che saranno quindi completati con il 2026 e permetteranno un importante contributo nell'attività di selezione e di riciclo di carta e cartone. Stimiamo quindi che questi nuovi impianti, sia per quanto riguarda le piattaforme di selezione, sia per quanto riguarda invece le cartiere, quindi con il riciclo, potranno aggiungere agli attuali 3 milioni 700 mila tonnellate attualmente raccolte in tutta Italia, almeno altre 400 mila tonnellate che saranno così sottratte alla discarica. Si tratta di un investimento significativo. Da parte del governo con il PNRR vengono trasferiti oltre 100 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 200 milioni invece direttamente emesse dalle imprese private. Quindi abbiamo un investimento complessivo di 300 milioni che avrà degli effetti sul territorio molto importanti dal punto di vista ambientale, dal punto di vista occupazionale, crescerà in modo significativo e soprattutto questo avverrà nelle aree del meridione, perché di questi 59 progetti oltre il 50% è esattamente collocato nelle aree meridionali.